una sola storia, tante storie, un solo vuoto, un solo buco nel ventre, un solo abisso da riempire di parole. Non dimenticatele, non dimenticate la donna strangolata, la donna pugnalata, la donna fatta a pezzi e poi chiusa in una valigia, l'adolescente considerata carne da macello, la bambina violentata, la donna uccisa perché considerata puttana. Non dimenticatele. Ha urlato, poi ha visto il sangue. Si è toccato la faccia in silenzio e mi ha guardata. Ho sentito un'ondata di odio. Non ho potuto non piangere. Stai zitta, mi ha detto chiudendomi la bocca con una mano, mentre con l'altra mi sollevava. E mi ha gettata dalla finestra. Come un pezzo di carta, come una cosa qualunque. Sto volando, non verso l'alto. Lo so che sto solo cadendo, ma ora sono libera. Adesso mi era chiaro. Stavo uscendo da una spirale contorta per immergermi in un cerchio concentrico, in cui il nastro si riavvolgeva e la melodia del passato si mescolava al ritmo del presente. E io mi muovevo in una danza macabra, sorseggiando al calice della mia inutile vanità. No, non gliel'avrei data vinta io, anche se adesso scoprivo e finalmente capivo, con cocente irritazione, che era sempre stata lei la più forte. Agganciava l'innocenza docile del tuo broncio spaesato di bambina vento, le molecole stupite di un corpo stracciato, sangue spaccato, mentre nella polvere tenue del cielo gocciante danzava la carezza incompiuta di un canto senza luce. Piccola screanzata, dove ti sei cacciata? La ragazzina sussulta come se fosse stata svegliata da un sogno e terrorizzata corre giù per le scale dove trova Madame, rossa in volto, che brandendo il bastone in mano le grida contro. Io gliel'avevo detto. Gliel'avevo detto che non ero più una bambina, che ormai ero cresciuta, che non poteva continuare a farmi del male. Ho preso tutto il coraggio che avevo, andandola a cercare fino alla punta dei piedi, e sono riuscita a gridare: come puoi essere mio zio? Ovviamente non mi riferivo al legame di parentela che ahimè ci univa. Lo sapevo che è il fratello di mio padre. Anzi, proprio perché cosciente di questo legame familiare, gli chiedevo come avesse potuto abusare di me durante tutti questi anni. Sto partendo. Porto via tutti i miei sogni, li ripongo uno a uno, tutta me stessa in piccole parti, e negli spazi si accoccola l'anima, negli interstizi solo il silenzio, c'è un buco al centro dove sta il cuore. Sto partendo, porto via il mio futuro dal mondo, chiudi piano per favore, che nella mia valigia non entri anche il dolore. Se non le dimenticherete, non saranno morte per niente. Se non le dimenticherete, colmerete il loro abisso con la parola basta.